naturale. Ringraziamo come sempre la direzione del Museo di Storia Naturale dell'ospitalità ventennale che ci concede per le nostre conferenze, questo sodalizio di cui siamo contentissimi e di cui siamo veramente onorati di ricevere appunto questa ospitalità da un'associazione così prestigiosa come quella del museo. Ringraziamo lo staff in particolare che è sempre disponibile con noi. Allora, questa è la conferenza di stagione che aspettavamo tutti per un doppio motivo. Prima di tutto perché è tenuta dal dottor Alessandro Veronesi, che è il nostro presidente, il presidente di Polaris, e per cui per noi soci insomma è una cosa che ci fa molto piacere, perché ovviamente è stimato e ben voluto da tutti. Secondariamente perché Alessandro ha scelto l'argomento dell'anno, di questo inizio anno 2015, parlerà delle eclissi, e siccome saremo spettatori venerdì 20 marzo dall'Italia, dal nord Italia si potrà vedere un'eclissi di sole, questo evento astronomico abbastanza raro, rarissimo, perché ci sono continuamente eclissi, però 70%, un'eclisse del 70%, non è la totalità dell'oscurazione del sole, ma del 70%, è già un bellissimo fenomeno astronomico da osservare, che non capita tutti i giorni. Per cui l'associazione Polaris venerdì mattina dalle 9:30 alle 11:30, vi ricordiamo che saremo in Piazza dei Ferrari di fronte a Palazzo Ducale, che ci ha dato il patrocinio per questa iniziativa, tra l'altro Palazzo Ducale, con i nostri telescopi. Metteremo a disposizione i telescopi dell'associazione e anche i telescopi privati dei vari soci alla cittadinanza per far osservare gratuitamente questo fenomeno astronomico. Che non sarebbe facile osservare da soli, perché occorrono, ovviamente è pericoloso osservare, non osservate il sole anche se oscurato, non osservate né con occhiali da sole né con altri filtri che non siano filtri dedicati, per cui quelli dei nostri telescopi sono filtri sicuri e vi potremo far osservare questo fenomeno astronomico in sicurezza. Per cui l'appuntamento, il doppio appuntamento che vi diamo, che vi avevamo dato per quest'anno, oltre a questa bellissima conferenza di preparazione al fenomeno dell'eclisse, vi aspettiamo tutti il 20 marzo a Piazza dei Ferrari davanti a Palazzo Ducale per osservare dal vivo quello di cui Alessandro parlerà oggi. Oltre a questo appuntamento approfittiamo come Associazione Polaris per ricordare che quest'anno iniziamo un corso base di astronomia che di solito teniamo tutti gli anni in autunno, quest'anno lo iniziamo in primavera. Per cui chi desidera iscriversi, il corso inizierà giovedì 19 marzo, ci sarà una presentazione gratuita, aperta a tutti, del corso presso la nostra sede. E per chi desidererà iscriversi, poi comincerà la prima lezione giovedì 26 marzo alle 21 di sera presso la nostra sede. Saranno 8 lezioni, mi sembra, circa in tutto, tutti i giovedì sera alle 21. Ogni lezione avrà un argomento particolare, sarà monotematica. Inizieremo con il sistema solare, per poi parlare delle stelle, per poi parlare delle costellazioni, per parlare poi della Luna, poi dell'universo, di cosmologia anche, e faremo anche una serata, vi porteremo nella località Cornua, sul Monte Fascio, una serata per fare un'osservazione diretta del cielo con i nostri strumenti, tutta inclusa nel pacchetto del corso base di astronomia, per cominciare a familiarizzare con gli strumenti di osservazione del cielo, telescopi, binocoli, eccetera. E detto questo, vi ricordo che l'ultimo appuntamento per le conferenze al museo invece sarà per sabato 18 aprile. Chiuderemo questa rassegna con un fisico ricercatore dell'Osservatorio Astronomico della Val d'Aosta, Davide Cenadelli, che parlerà di un argomento interessantissimo, la vita nell'universo. Lui è un ricercatore specializzato, studia le stelle,
spettroscopie e stelle, però è un divulgatore brillantissimo, lo vedrete anche voi, veramente brillante, spiritoso, spiega in modo anche cose difficili in modo veramente semplice, abbordabile e accattivante per tutti, per cui vi diamo appuntamento, finiamo in bellezza, con questo titolo La vita nell'universo, questa rassegna di conferenza al museo. Io non vorrei rubare altro tempo alla conferenza di Alessandro, per cui vi ringrazio tutti quanti e vi lascio in ottime mani come sempre. Grazie. Grazie allora per essere qui, spero che perdonerete le mie condizioni di salute un po' precarie. Possiamo allora iniziare, puoi spegnere la luce, per favore. Allora, così mi sentite? Magari non c'è problema, così mi sentite sicuramente. Oggi parliamo di eclissi, l'argomento mi sembra a questo punto scontato. Bene, prima di introdurre e poi di approfondire l'argomento, dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando quando parliamo di eclissi. Che cosa vuol dire la parola eclissi? L'eclissi, nella sua accezione più generale, è l'occultazione di un corpo celeste da parte di un altro corpo celeste. Fino ad esempio un transito di Venere, quello che abbiamo visto nel 2004, si può definire un'eclissi. Nell'ambito che ci interessa, cioè nell'ambito del sistema Terra, Luna e Sole, riconosciamo due tipi di eclissi sui quali concentreremo questa conferenza. Eclissi di Sole, naturalmente, ed eclissi di Luna. L'eclissi di Sole può essere definita come parziale, anulare, totale o ibrida. Le eclissi di Luna possono essere penombrali, parziali o totali. Allora, premetto che in questa conferenza non ci saranno formule, però ci saranno un po' di numeri. Un po' perché in qualche modo, secondo me, è necessario quantificare certe grandezze per capire come si verificano le eclissi. Un po' perché i numeri mi piacciono, cerco sempre di metterli e fare tabelle in qualche modo riassuntive e chiarificatrici, spero che lo siano anche per voi. Prima di parlare delle eclissi dal punto di vista scientifico, volevo soltanto spendere un po' due parole due su come gli antichi vedevano, come gli antichi interpretavano le eclissi, perché ovviamente le eclissi sono state un fenomeno che non ha richiesto mai la parte. Utilizzo di telescopi, di strumenti particolari, per cui erano sempre fenomeni visibili a occhio nudo, quindi erano conosciuti da sempre. Ovviamente, anticamente si riteneva che Sole o anche la Luna, a seconda del tipo di eclissi, venissero in qualche modo alterati, rubati, mangiati, divorati da qualche tipo di entità che girava per il cielo, che poteva essere, a seconda della civiltà in questione, dei draghi, dei dragoni o dei cani celesti o dei demoni decapitati che cercavano di ingoiare il Sole o la Luna, ma poi, non avendo niente sotto la gola, essendo decapitati, lo risputavano subito dopo, o mostri in generale. Per allontanare questi mostri, questi esseri così pericolosi, queste civiltà, questi popoli, cosa facevano? In occasione di un'eclissi, diciamo, cercavano di creare dei suoni dissonanti, di percuotere dei tamburi, o di scagliare delle frecce in cielo, o di sbattere delle pendole, oppure, come è successo negli anni 70 in Cambogia, i soldati Khmer, magari sparare qualche raffica di mitra contro la Luna durante un'eclissi per cercare di farla tornare. Quindi non è necessario andare indietro millenni per trovare questo tipo di comportamenti. Oppure nel mondo greco e poi anche romano, in qualche maniera il verificarsi di un'eclissi era vista come la conseguenza di un sortilegio, di una magia che era stata operata da parte di cattivissime donne della Tessaglia, nel caso della mitologia greca. Evidentemente le donne della Tessaglia avevano fama di essere delle fattucchiere, delle streghe, non lo so, e quindi a loro veniva attribuito questo potere. In realtà, al di là di queste visioni,
gli antichi avevano già avuto modo di analizzare in dettaglio il fenomeno dell'eclissi e di anche comprenderne un po' l'origine, quantomeno la struttura e anche la regolarità. I babilonesi ci hanno lasciato delle tavolette di argilla in uniforme su cui sono riportate dei cataloghi di eclissi ancora nel 750 a.C. cinesi più o meno nello stesso periodo, anche se sembra, alcuni ritengono che le prime registrazioni siano ancora molto precedenti. Gli egizi curiosamente non ci hanno lasciato nessuna registrazione ufficiale di un'eclissi, anche se i sacerdoti egizi sicuramente conoscevano il fenomeno, un po' perché l'avevano osservato, un po' perché avevano avuto accesso ai dati che erano stati raccolti dai babilonesi. Il mondo greco, come sappiamo, è ricco di studiosi che hanno lavorato sull'eclissi, da Anassagora, Plutarco e anche Tolomeo, già nel secondo secolo d.C., ad esempio, aveva catalogato una cinquantina di eclissi lunari che erano accadute e avvenute nei secoli passati, dal 700 a.C. al 50 a.C. Anche i romani, popolo diciamo solitamente molto più pragmatico, comunque avevano avuto modo di studiare il fenomeno. Questo diremmo scienziato, questo studioso, Sulpicio Gallo, nel secondo secolo a.C., sicuramente attingendo a fonti greche, aveva comunque effettuato degli studi. Ora, questo era soltanto proprio un mini cappello per inquadrare, per parlare dell'argomento. Nel passato, nel remoto passato, questa era la situazione. Ora cerchiamo di entrare un po' nel vivo dell'argomento. Questo, ho diviso questa conferenza in parti, un po' in argomenti. Questa parte si chiama Geometria delle eclissi, speriamo che non sia troppo noiosa. Affinché avvenga un'eclissi è necessario che la Terra, la Luna e il Sole siano allineati tra di loro, ovviamente, altrimenti un'eclissi non può avvenire. In questo disegno cosa vediamo? Vediamo un piano di rivoluzione della Terra intorno al Sole, detto anche piano dell'eclittica, e il piano orbitale della Luna intorno alla Terra. Come vedete, questi due piani non sono allineati, non sono lo stesso piano. In questa raffigurazione l'angolo è molto esagerato perché si tratta di solo di circa 5 gradi, poco più di 5 gradi. Fatto sta che comunque questo angolo, anche se piccolo, è molto importante. I due piani, non essendo coincidenti, si intersecano in una linea. Questa linea si dice linea dei nodi. Noi siamo sulla Terra, se guardiamo in cielo, ovviamente non vediamo nessuna linea dei nodi perché non è una linea materiale, ma possiamo immaginarcela, scusate, sono andato indietro volontariamente, ecco, siamo qua, possiamo immaginarci di vedere in cielo e se noi siamo sulla Terra e guardiamo in cielo, che cosa vediamo? Vediamo in due direzioni, diremmo, opposte, l'intersezione dei due piani, cioè la linea dei nodi. Quando la linea dei nodi interseca la volta celeste, diciamo che genera due punti in direzioni opposte, che sono detti nodi, NA, ND, nodo ascendente e nodo discendente. Dobbiamo tenere a mente questo concetto perché ci servirà molto. Ora qua ho scritto quello che vi ho detto, col fatto che questi due piani non sono allineati, solitamente la Luna, quando si trova allineata con Terra e Sole, passa o troppo in alto o troppo in basso rispetto all'allineamento, per cui non è in grado di generare eclissi, perché se i due piani fossero perfettamente allineati, viene da pensare, avremmo un'eclissi di Sole e un'eclissi di Luna distanziati ogni 14 giorni, avremmo un'eclissi di Sole, dopo 14 giorni un'eclissi di Luna, dopo 14 giorni un'eclissi di Sole e via dicendo. Invece ovviamente così non è. In particolare, il Sole deve trovarsi vicino a uno dei nodi affinché l'eclissi si possa verificare. Questo diagramma è un po' un ampliamento del precedente, qua vediamo sempre il Sole, la Terra, il piano orbitale della Luna. Come possiamo vedere, quando la linea dei nodi, che è questa, è orientata verso il Sole, quindi noi dalla Terra vediamo il Sole vicino a uno dei nodi, l'eclissi si può verificare. Dopo un tot, dopo qualche mese, la Terra nella sua orbita intorno al Sole si trova in modo tale che la linea dei nodi non è più allineata col Sole e quindi le eclissi non si possono verificare.
dopo un altro tot, ci verrebbe da dire dopo 6 mesi dall'inizio, di nuovo la linea di nodi è allineata col Sole e allora si verifica di nuovo l'eclissi. Se noi guardiamo questo schema, è uno schema, diciamo, geocentrico. Noi siamo sulla Terra e guardiamo nel cielo, vediamo il moto di rotazione della Luna intorno alla Terra e il moto apparente del Sole nel cielo. E noi possiamo vedere che all'interno di un angolo, questo evidenziato in grigio, la Luna e il Sole si trovano abbastanza vicini tra di loro affinché si possa verificare l'eclissi. Questo angolo può essere calcolato. Per verificarsi di un'eclissi totale, il Sole deve trovarsi vicino al nodo, diciamo 10-11 gradi per poter verificare, per poter dare luogo a un'eclissi di Sole, e solo 4-5 gradi per poter dare luogo a un'eclissi totale di Luna. Per cui in realtà le eclissi totali di Luna sono un pochettino meno frequenti delle eclissi totali di Sole. Questo ci può sembrare strano, perché magari molti di noi hanno visto le eclissi di Luna, mentre nessuno ha visto l'eclissi totale di Sole. Il motivo è che quando avviene l'eclissi di Luna lo si vede, basta che la Luna sia visibile in cielo, quindi tutto l'emisfero buio della Terra si vede l'eclissi di Luna. L'eclissi di Sole si vede soltanto in una piccola regione della Terra, l'eclissi di Sole. Qua cosa possiamo vedere? Ripreso dalla Terra, quella, la linea rossa è la linea che percorre il Sole in cielo, l'eclittica, e la linea blu è la linea che percorre la Luna. I punti di intersezione sono i nodi, sono queste lineette verticali. Allora, queste sono definizioni che bisogna prendere così come sono e che ci servono nel frattempo. Ora sto dando qualche base, diciamo che su queste basi ragioniamo. Si dice l'anno delle eclissi, intervallo di tempo tra due passaggi del Sole allo stesso nodo. Quindi noi aspettiamo che il Sole passi, arrivi in corrispondenza di un nodo, attendiamo il tempo che deve intercorrere perché il Sole ripassa allo stesso nodo e misuriamo 346 giorni, quindi un pochettino meno di un anno. Ora vedremo perché questo valore sia un pochettino più breve di un anno. Come stagione delle eclissi si definisce un periodo di durata da 30 a 37 giorni e mezzo circa, all'interno del quale si verificano le eclissi. Ogni stagione delle eclissi è distanziata dalla successiva di 173 giorni. Perché? Perché in realtà a noi non interessa, quando vogliamo sapere ogni quanto si verificano le eclissi, non ci interessa sapere il Sole vicino a quale nodo deve essere, ci interessa che sia vicino a un nodo. Ma se il Sole ci mette 346 giorni per tornare allo stesso nodo, ci metterà la metà, 173 giorni, per tornare, per andare al nodo successivo. Questo che cosa significa? Lo vediamo in questo grafico. Questo è lo scorrere del tempo, questi sono i mesi. E noi che cosa vediamo? Vediamo che quando la Luna e il Sole si trovano vicini, quindi quando corrispondenza di un nodo, si apre una fetta, una finestra temporale. Qui per semplificare le cose, ogni stagione dell'eclissi l'ho resa lunga 37 giorni e mezzo. Si apre una finestra temporale favorevole all'eclissi. All'interno di questa fettina di tempo si verificano l'eclissi o di Sole o di Luna, adesso sto dicendo uno specifico quale. Poi finisce questa fettina, si chiude, bisogna aspettare poco meno di 6 mesi, quando la Luna e il Sole si ritrovano vicini in corrispondenza dell'altro nodo, si apre un'altra finestra favorevole e si possono verificare altre eclissi. Si chiude questa finestra, devono passare altri 173 giorni affinché si possa aprire la successiva e così via. Per cui le eclissi, se noi non siamo interessati a che tipo di eclissi in generale, si verificano eclissi circa una volta ogni 6 mesi. Ora, con questo filmato, vi mostro qualche informazione in più. Allora, vediamo se riesco a farlo partire. Allora, questo, qui vediamo la Luna che gira intorno alla Terra. Se, come ho detto prima, i due piani, il piano dell'eclittica e il piano orbitale della Luna, fossero coincidenti, ogni mese avremo eclissi. Eclissi di Sole, eclissi di Luna, eclissi di Sole, eclissi di Luna.
ovviamente, perché con i Dove sarebbero sempre allineati tra di loro. Ora qua seguiamo la Terra lungo la sua orbita, e però ovviamente abbiamo detto che le cose non stanno così, i due piani non sono tra loro allineati. Ora questa animazione ce la mostra, dobbiamo aspettare solo un attimo. Eccola qua, questa è l'inclinazione, anche qui è esagerata ovviamente per mostrare meglio il fenomeno. Ne consegue che solitamente, come si può vedere, il cono d'ombra, i coni d'ombra non sono allineati tra di loro, di solito. Quella linea giallognola, questa, è la linea dei nodi, questo è il nodo ascendente, questo è il nodo discendente. Quando la linea dei nodi è allineata col Sole, quando il Sole è abbastanza vicino al nodo, allora in questo caso, come potete vedere, si verificano le eclissi. Ora qui, per l'animazione, la Terra viene continuamente fermata e fatta partire, ovviamente non è così nella realtà. Bisogna aspettare circa 6 mesi, dopo circa 6 mesi di nuovo c'è un altro allineamento dei nodi, della linea dei nodi col Sole, e si riverificano le eclissi e così via. Allora dovete dire, beh, se bisogna aspettare questo circa 6 mesi, continuo a insistere su questo circa, perché non è proprio esattamente? Perché non sono 365 giorni diviso 2, anziché essere 346 giorni diviso 2? Il motivo va da ricercarsi nel fatto che in realtà la linea dei nodi, per effetti che adesso non sto a descrivere, ma sono delle deformazioni dell'orbita della Luna, la linea dei nodi non è fissa nello spazio, ma lentamente si muove. Ora l'animazione ci mostra questo movimento. 1, 3, eccola lì. Questo movimento adesso naturalmente è molto velocizzato. Quindi, che cosa vuol dire? Che la linea dei nodi si muove nello spazio e fa sì che il Sole ritorni a uno dei nodi un po' prima rispetto a che la linea dei nodi fosse ferma nello spazio. Dobbiamo immaginarci l'anello di pista 400 metri, l'atleta che corre deve fare un giro completo, ma mentre corre c'è qualche suo amico che prende la linea del traguardo e pian piano gliela sposta verso di lui. Arriverà al traguardo dopo aver percorso non 400 metri, ma magari 395, 396 metri, cioè mentre un pochettino di meno. Per cui, mentre la Terra ruota, gira intorno al Sole, la linea dei nodi torna indietro. Vedete, pian piano, qua lo possiamo vedere, ruota, pian piano gli viene incontro. E allora, ovviamente, la Terra si ritroverà, e la linea dei nodi si ritroverà allineata col Sole un pochettino con una frequenza un pochettino maggiore, che se la linea dei nodi fosse ferma, anziché 365 giorni, 346 giorni. E questo spiega quel valore. Qua poi in questa animazione viene anche fatto vedere che proprio quando la Luna si trova vicino, quando si trova in corrispondenza dei nodi, quelli lì sono gli unici momenti in cui si possono verificare le eclissi. Interrompo l'animazione perché adesso continuo solo a girare così fino alla fine. A questo punto siamo qua, andiamo avanti. Ecco, ho preparato questo schemino che ci mostra che cosa? Ci mostra nei dettagli una stagione delle eclissi. Vedete, questi sono 37 giorni e mezzo. All'interno di questa stagione delle eclissi si possono verificare e si verificano le eclissi, ma quante e quali? Vedete, quando ci troviamo in questo periodo, in questo intervallo di tempo, Luna e Sole sono abbastanza vicine da produrre sempre comunque un'eclissi a quando c'è l'allineamento. Allora che cosa può succedere? Beh, che se la Luna e il Sole si trovano vicini al decimo, undicesimo giorno all'interno della stagione delle eclissi, magari come in questo caso la Luna si trova dietro la Terra, si verifica un'eclissi di Luna. 14 giorni dopo siamo ancora nella stagione delle eclissi, si verifica un'eclissi di Sole. 14 giorni dopo siamo già usciti dalla stagione delle eclissi e bisogna aspettare 6 mesi per la successiva. Quindi in un caso come questo, questa stagione delle eclissi ha prodotto due eclissi, una di Luna e una di Sole. Non fatevi ingannare da questi simboli che ho messo, eclissi non totali, eclissi. L'eclissi di Luna potrebbe essere un'eclissi penombrale, l'eclissi di Sole parziale, non lo sappiamo, adesso non ci interessa. Ci interessa soltanto rimarcare che all'interno della
stagione delle eclissi, in questo caso se ne sono verificate una di luna, una di sole. Ma si può anche verificare il caso opposto, in cui avviene prima quella di sole e poi quella di luna. E quando arriviamo ancora 14 giorni dopo, siamo appena appena fuori e quindi non c'è più l'allineamento e non si verificano più eclissi. Ma una stagione delle eclissi è lunga a sufficienza, questi 37 giorni e mezzo, per poter eventualmente anche contenere tre eclissi. Perché se la prima eclissi della stagione si verifica proprio all'inizio, allora ci sta anche la terza. In quel caso, per esempio, si verificano una di sole, una di luna, una di sole, quindi due di sole e una di luna. Oppure anche il caso simmetrico, due di luna e una di sole. Quindi noi sappiamo da questo che ogni 6 mesi sulla Terra si verificano sempre almeno una eclissi di sole e una eclissi di luna e al massimo 3 eclissi, due di un tipo e una dell'altro. Qua iniziamo con le tabelle di numeri. Questo serve soltanto in realtà per far vedere un po' di abbondanze di eclissi nel tempo. Nell'intervallo temporale di 5.000 anni, che va dal 2000 avanti Cristo al 3.000 dopo Cristo, questi qua sono un po' le abbondanze di anni. Allora, ci sono stati anni con soli 2 eclissi di sole e sono stati più del 70% degli anni. Alcuni anni con 3 eclissi di sole, il 17,5%, alcuni anni con 4 eclissi e alcuni rari anni con ben 5 eclissi di sole, solo lo 0,5% dei casi. Ad esempio l'ultimo anno con 5 eclissi di sole è stato il 35, il prossimo sarà il 2206. Parallelamente abbiamo anche il caso della Luna, vedete che le percentuali sono molto simili. 5 eclissi di Luna, solo lo 0,7% dei casi, l'ultimo anno è stato il 1879, il prossimo è il 2132. Se noi miscegliamo insieme questi dati, eclissi di sole e di luna, non ci interessa quali, ma quante soltanto, vediamo che in generale gli anni con 4 eclissi, di qualunque tipo, sono il 48%, quindi quasi la metà di questi 5.000 anni abbiamo avuto solo 4 eclissi. Nel 28% dei casi anni con 5 eclissi, 21% con 6, e poi c'è un 3% di casi in cui ci sono stati degli anni, intendo dire anni dal 1 gennaio al 31 dicembre, con ben 7 eclissi. L'ultima è stata nel 1932, la prossima sarà nel 2038. Occhio che anni con tante eclissi non vuol dire anni con tante belle eclissi. Anzi, tipicamente quando in un anno ci sono tante eclissi si tratta di eclissi parziali, eclissi, cioè gli allineamenti non sono proprio perfetti e quindi le eclissi non sono particolarmente spettacolari. Però tutto quello che vi ho detto sì, vale, ma vale solo in conseguenza di un fatto, che le eclissi si verificano così come noi le conosciamo. Le eclissi si verificano grazie a una coincidenza, perché è proprio una coincidenza, non c'è niente da fare, davvero notevole. E qual è questa coincidenza? Qualche numero in più. Il diametro del Sole è quello che leggete, il diametro della Luna è quello che leggete. Il rapporto tra questi due valori è 400 a 1, cioè il diametro del Sole è 400 volte il diametro della Luna. Ma la distanza media tra Terra e Sole e tra Terra e Luna sono quelle, e il rapporto è di 389 a 1. Sono valori vicinissimi. Ed è solo per questo motivo che le eclissi si verificano così come noi le conosciamo. Perché se la Luna fosse molto più grande, molto più piccola, un po' più lontana, più vicina, potremmo o non avere per niente il fenomeno delle eclissi totali, come vedremo poi, oppure avere dei fenomeni diversi, delle eclissi molto più profonde, insomma un'altra cosa. Invece questa calibrazione così fine e in effetti diciamo casuale, fortuita, dei parametri di distanza e di dimensioni fa sì che si verifichino le eclissi con grande precisione, delle grande delicatezza, e ora cercherò di spiegare perché. Beh, questa ad esempio è la differenza di diametro apparente del Sole visto dalla Terra durante l'anno, dal minimo della Fede al massimo del perielio, visto che le orbite sono ellittiche. Queste sono le distanze minima e massima, e la differenza comunque di dimensione angolare è piccola, vedete circa un primo d'arco, da 31 primi a 32 primi, qualche cosa.
non è una grande differenza. Infatti sfido chiunque a riconoscere a occhio nudo la differenza così del Sole. Per quanto riguarda la Luna, la differenza è un po' più marcata, come potete vedere, tra perigeo e apogeo. In effetti vediamo che questi sono i valori, a 356.000-406.000 km, c'è la differenza di 4 primi d'arco. Quindi l'eclissi, naturalmente il calcolo, lo studio dell'eclissi deve tener conto di queste variazioni che non sono sincronizzate, non è che il diametro apparente della Luna e del Sole cambino in sincronia, variano in modi diversi a seconda del tempo. Prima di andare avanti però e di studiare quindi quanto queste distanze influenzano le eclissi, cerchiamo di chiarire questo concetto. Cono d'ombra, si parla tante volte del cono d'ombra, ma esistono diversi tipi di coni, quindi cerchiamo di capire di cosa si tratta. Il cono d'ombra è il luogo dei punti, questo è il Sole, questa poniamo la Luna, il luogo dei punti in cui io il Sole non lo vedo proprio per niente, perché sono completamente all'interno dell'ombra della Luna, cono d'ombra vero e proprio. Un cono molto più ampio è quello all'interno del quale io vedo il Sole parzialmente oscurato dalla Luna, e questo si chiama cono di penombra. Ma c'è inoltre un altro cono. Se io vado ancora più lontano, mantenendomi diciamo in asse col cono d'ombra, vado oltre il cono, io che cosa vedrò da qui? Vedrò la Luna più piccola e non riuscirà a oscurare completamente il Sole, per cui qua vedrò una cosa del genere, quello che si dice qui sia anulare. Questo è il cono di antiombra. Quindi esistono tre coni, ombra, penombra e antiombra. Teniamone conto perché ci serviranno nel seguito. Cono d'ombra della Terra. Questa bellissima immagine composita, possiamo vedere un fotomosaico fatto di diverse immagini della Luna durante l'eclissi di Luna, e questa è la materializzazione del cono d'ombra della Terra sulla Luna. Vedete che bello. E qua si vede anche quanto è grande il cono d'ombra della Terra alla distanza della Luna. La lunghezza del cono d'ombra della Terra varia anch'essa naturalmente, da un minimo di 1.360.000 km a un massimo di 1.400.000 km. Quindi abbiamo questo cono che varia in lunghezza a seconda della distanza della Terra dal Sole. Ma ora guardiamo il cono d'ombra della Luna. Il cono d'ombra della Luna, questa è un'immagine forse ancora più bella della precedente, ripresa dalla stazione spaziale. E si vede il cono d'ombra della Luna durante l'eclissi del 29 marzo 2006. Questa che si vede qui è l'isola di Cipro, e il cono d'ombra stava entrando nella costa meridionale della Turchia. E un po' più qui a nord-est, in Cappadocia, c'ero io che aspettavo il cono d'ombra, perché ero andato lì apposta per osservare questa eclissi. E vediamo questo cono, molto bello. Ma qual è la lunghezza massima e minima di questo cono? È questa. Non sto a ripetere questi valori perché mi affatico la voce. Notate una cosa, notate che questo valore è molto vicino alla distanza Terra-Luna, quindi è una lunghezza di questo cono d'ombra che arriva proprio a pelo sulla Terra. Infatti, in media, il cono d'ombra della Luna non arriva proprio sulla Terra. Guardiamo questo diagramma. In verde vediamo l'escursione della distanza della Luna dalla Terra, dalla minima, che è questa, alla massima, che è questa. Distanza minima e distanza massima. Questa zona in grigio è la lunghezza minima del cono d'ombra della Luna e la lunghezza massima. Questa è la distanza media della Luna. E vedete che il cono d'ombra della Luna, anche alla sua estensione massima, non arriva alla distanza media della Luna. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in media sono più frequenti le eclissi anulari di quelle totali. Perché un'eclissi totale si verifica quando il cono d'ombra della Luna arriva sulla Terra, cioè quando la Luna si trova